Buongiorno da Giulia Mancinelli. Tragedia sfiorata ieri pomeriggio a Marzocca, dove una ragazza di 30 anni si è sdraiata sui binari. I militari della locale stazione, con coraggio e senza indugio, sono scesi sui binari per trarla in salvo. Nel frattempo era stato bloccato anche tutto il traffico ferroviario. Ancora pochi minuti, infatti, con l'arrivo del treno non ci sarebbe stato nulla da fare. La donna di Marzocca aveva deciso di compiere il gesto estremo, ma è stata salvata e affidata alle cure dei sanitari. Il comando provinciale della Guardia di Finanza di Ancona ha sequestrato oltre 1.000 prodotti, tra cui articoli per la casa e bigiotteria posti in vendita in un emporio alla periferia di Senigallia in difformità rispetto alle prescrizioni del codice del consumo. I prodotti erano infatti privi delle informazioni indispensabili per garantire una scelta consapevole al consumatore. Il titolare dell'attività, di nazionalità cinese, è stato segnalato alla Camera di Commercio di Ancona e rischia ora una multa da 516 a oltre 25.000 euro. Si è svolta presso il cimitero maggiore delle Grazie a Senigallia, in forma strettamente privata, la tumulazione dell'urna cineraria della moglie del grande scenografo italiano Carlo Cesarini. La signora Maria Bona Tambini è scomparsa a Roma proprio nei giorni in cui ricorreva il centenario della nascita del marito. È iniziata una settimana all'insegna di nuovi cantieri in città e sul lungomare. In Viale Anita Garibaldi il cantiere prosegue verso nord, mentre sul lungomare Italia partono i lavori per un nuovo tratto della ciclovia adriatica. Ai lavori per il rifacimento di un tratto di via Corinaldese si aggiungono quelli su strada della Marina. Ad annunciare i nuovi cantieri è stato il sindaco Massimo Olivetti, che nello scusarsi per i disagi alla circolazione ricorda l'importanza degli interventi. Domani alle 21.15 la sala consiliare Ciani di Corinaldo ospiterà il secondo appuntamento di Mi illumino di meno, rivolto ai cittadini e alle imprese e dedicato al tema delle energie rinnovabili. All'incontro saranno presenti tecnici ed esperti che illustreranno il percorso tecnico e normativo per arrivare alla condivisione dell'energia prodotta. Come sempre, per queste altre notizie, viveresenigallia.it.